Ciao, sono Giovanni Bazzoni, sono ricercatore di geometria all'Università dell'Insubria e sono qua per raccontarvi la matematica che si nasconde dietro a Dobble. Dobble è un gioco di carte, ma le carte sono un pochino diverse rispetto a quelle con le quali si gioca, ad esempio, a scala 40 o a briscola chiamata. Infatti, ogni carta contiene 8 simboli, tutti diversi tra loro, e due carte hanno in comune esattamente un simbolo, in questo caso un fulmine. Si distribuiscono le carte e si piazza una carta a faccia in su in centro a tavolo. I giocatori guardano le carte una alla volta e lo scopo del gioco è quello di scartare le carte che si hanno in mano il più velocemente possibile. Come si scartano? Basta trovare il simbolo in comune tra la carta che si è in mano e la carta in centro al tavolo, in questo caso una foglia d'acero. La difficoltà del gioco quindi non consiste nelle regole, che sono infatti molto semplici, ma nel fatto che i simboli possono trovarsi nelle due carte, quella in centro al tavolo e quella che il giocatore ha in mano, orientati in maniera diversa oppure circondati da oggetti diversi, il che ne rende molto difficile la collocazione e l'identificazione. A volte sembra quasi che i simboli spariscano. Provare per credere. Secondo le istruzioni, Dobble contiene 55 carte, 8 simboli per carta e c'è un totale di 57 simboli. Da dove vengono questi numeri? Cominciamo con una domanda un pochino diversa. Come si costruisce un Dobble? Ho preparato per voi un modello semplificato di Dobble, nel quale ci sono 3 simboli per ogni carta, al posto di 8. Come vedete, in totale ci sono 7 simboli, che con molta fantasia ho indicato usando i numeri da 1 a 7. E ci sono anche 7 carte, disegnate ciascuna con un colore diverso. Questo diagramma, fatto di rette, punti e un cerchio, contiene molte informazioni. Vedete contemporaneamente tutti i simboli, tutte le carte e anche il simbolo che ogni carta ha in comune con ogni altra. Questo diagramma riceve il nome un pochino altisonante di Piano di Fano, in onore del matematico mantovano Gino Fano. Visto che questo è il mio modello di Dobble, mi prendo la libertà di chiamare i simboli sulle carte punti e le carte rette. Secondo questo dizionario, questo mini Dobble è una struttura con 7 punti, cioè 7 simboli, e 7 rette, cioè 7 carte, in cui ogni retta contiene 3 punti. Sempre usando questo dizionario, il fatto che due carte abbiano sempre in comune un simbolo si traduce dicendo che due rette si intersecano sempre in un punto. Ma allora abbiamo definito un oggetto matematico. Chiamo piano proiettivo una struttura fatta di punti e di rette, in cui due rette si intersecano sempre in un punto. Il piano proiettivo è imparentato con un piano che conoscete molto bene, cioè il piano cartesiano. Anche nel piano cartesiano ci sono delle rette, ma alcune rette del piano cartesiano sono speciali. Sono le rette parallele, che non si incontrano mai. Nel nostro piano proiettivo, invece, due rette, per definizione, si intersecano sempre. Vi sembra una cosa così strana? Ma non ci si sente sempre dire che due rette parallele si incontrano all'infinito? Il piano proiettivo è sicuramente meno noto del piano cartesiano, ma non per questo è meno interessante. Ad esempio, il piano proiettivo è la struttura matematica che sta alla base della prospettiva. Quella che vedete è una rappresentazione rinascimentale della città ideale. Uno degli esempi classici di pittura realizzata secondo le tecniche della prospettiva. In questa rappresentazione, le rette ideali che congiungono l'occhio di chi osserva il dipinto con il dipinto stesso convergono tutte verso quello che si chiama punto di fuga, che è proprio il punto all'infinito in cui si incontrano tutte le parallele. Ma torniamo a Dobble. Si può dimostrare che nella struttura che abbiamo definito, cioè il piano proiettivo, se su ogni carta, ovvero su ogni retta, ci sono n simboli diversi, cioè n punti diversi, allora il numero totale di simboli coincide sempre con il numero di carte ed è dato dalla formula che vedete, 1 più n-1 più n-1 al quadrato. Per n uguale a 3, come nel mini Dobble che ho costruito per voi, si ottengono effettivamente 7 simboli e 7 carte. Per n uguale a 8, che è il Dobble vero, otteniamo 57. E in effetti Dobble ha 57 simboli, però ha solo 55 carte. Ma visto che abbiamo dimostrato che il numero totale di simboli deve coincidere con il numero totale di carte, concludiamo che chi ha inventato Dobble si è scordato di mettere due carte. Sarà che non erano matematici. Ti è venuta voglia di sapere come si ricava questa formula? Ti piacerebbe capire la matematica della prospettiva? Ma soprattutto, hai voglia di esercitare la tua curiosità e la tua creatività? Allora studiare matematica ti piacerà tantissimo. Noi all'Insubria ti aspettiamo.